buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, un po' monchi ma ci siamo. Accartocciati in tre, però comunque dovrebbe arrivare Redez. Sì, sì, dovrebbe arrivare, dovrebbe arrivare Nicola tra poco. Al momento Nicola è via per risolvere alcune piccole questioni logistiche che rischiano di farvi mangiare hot dog crudi al Termoli Comics and Games. Buoni hot dog crudi. Sì, che sarebbe una feature. Sarebbe un ufficio, no, in realtà si sta cercando. Spero di, abbiate ottimi servizi igienici di conseguenza. Assolutamente, si può anche cagare dal muraglione volendo. Però, molto bene. No, il punto è che stiamo cercando di risolvere alcuni problemi di erogazione di energia elettrica, visto e considerato che per un evento del genere abbiamo scoperto che ce ne vuole tantissima e Termoli è sprovvista di una centrale nucleare, quindi dovremo costruire tutta una serie di tapirulan pieni di criceti che producono energia elettrica. Nicola in questo momento sta facendo casting ai criceti su un divano. Casting? Sì, che poi casting. Mi fa venire in mente quello che abbiamo visto poco fa in pre-show, la parola Madonna. Casting. Bravo. Madonna mia. Però teniamocela per Termoli, sì, teniamocela per Termoli, però cioè, ne vorrei tanto parlare, cioè, anzi un po' meno perché... Vabbè, però poi ne parliamo. Sì, adesso puoi macerare il pensiero, così a Termoli, sabato a Termoli ne parliamo. Puoi con tirare fuori l'odio. Cioè, puoi... tiriamo fuori l'odio, ci facciamo anche cacciare probabilmente. Però no, c'è tanto di cui parlare, ragazzi. Io intanto non leggo i commenti dei ragazzi qui in chat. No, non ci sono. Cioè non, io non li ricarica. No, se no, ricarico ci sono, qui. Vedo, sì. Vedo i ragazzi che sono attivi. Ah, vado direttamente su Twitch, la faccio prima. No, no, infatti. Che solo. Ma perché da dove la stavi vedendo, scusa? Io di solito i commenti li leggo da StreamYard. Ehi, buono, non c'è tutta la... Cioè, io sono abbozzato con StreamYard, cioè... Io posso dare il contenuto minimo per StreamYard. Ma veramente riuscivi a vedere i commenti da StreamYard? Questo mi mancava. Io non ho mai aperto Twitch durante le nostre chiacchierate. Ah, quindi è proprio una posizione, cioè non apro Twitch proprio per... Attenzione. Come ben sai, io mi sono piegato all'utilizzo della piattaforma Violacea soltanto per supportare il progetto Old Gen, altrimenti io proprio me ne tiro fuori proprio. Non lo so, ho questa repulsione. Comunque, Old Gen Project... Oppure può appare fuori la chat, cioè così non... Io ve lo dico, ragazzi, tutto il resto. Anche dei vostri contenuti su Twitch, io vedo quello che ricaricate su certo. YouTube. Twitch non lo riesco a seguire mai, tranne la serie di Baldo di Michele, gli ho fatto una quella successo. Era importante, è vero, importantissima. Beh, ok, vedo la chat ed è tutto a posto. Comunque City Skyline 2 finalmente c'è stato del gameplay, vero, sì. Il vero annuncio. Sì, è stato un momento incredibile. No, io sono stato felicissimo, cioè io ti ho vandalizzato la chat in quel momento. È stato molto bello, cioè appena non avevo visto City Skyline 2, cioè appena io ho visto soltanto un landscape con una città, ok, è quello, cioè. io apprezzo tantissimo quel, cioè l'estetica di City. Purtroppo mi fermo all'estetica perché per il resto è troppo complicato per me, però insomma è stato bello vederlo. Ho visto la città piena di simboli strani che non ho decifrato, però perché non giochi a City Skyline per quello, cioè no. Dove praticamente come ce l'ho moddato adesso pure quando lo faccio in live, cioè vedi lo schermo che è così. Aspetta, qual è la schermata nostra? Quella, ok, lo schermo che è così, poi boom, il resto così è HUD intorno. Mi terrorizza questa cosa. Cioè, figurati, una delle ultime live, cos'era? Una mod, ma fatto tutto per pura isteria, che mi mettesse a livello giusto le... come si chiamano? Questo l'ho tratto per un lungomare di 500 metri, tipo. Mi mettesse a livello, all'altezza giusto... Le fioriere con le palme dentro all'altezza giusta dell'asfalto e non poco più bassa come l'aveva messo normalmente, ma tipo di mezzo metro, cioè quella era la cosa. Fioriere più in alto di mezzo metro è un problema, sì.
Cioè, è comodo perché ci puoi pisciare dentro stealth. Esatto, molto, sì, molto bello. Vabbè, ma tanto era sul lungomare, quindi diciamo, poi basta che fai mezzo metro più avanti, scavalchi e sei a posto. Comunque. No, vabbè, io comunque sto leggendo in chat dei sentimenti contrastanti, perché praticamente c'è chi dice conferenza Sony figa, c'è chi dice conferenza di merda, quindi questa è una cosa che non sto riuscendo a capire. Quasi in realtà, cioè, da Microsoft si sono viste tante cose fighe, cioè alla fine, partendo da Starfield, a parte tutto, sì, Skyline e roba del genere, comunque mi è sembrata molto più piena di quella di Sony, a parte gli scherzi. Guarda, secondo me è perché ci sono un vabbè, a parte il fatto che c'è sonari. Allora, sai secondo me qual è? Sì, potrebbero anche essere sonari, non lo so. Ma sai secondo me qual è il problema della conferenza Microsoft? Non mancano le cose interessanti, ma c'è troppa cazzo di CG pre-renderizzata. Vero. Troppa. Io ho visto in questo caso Microsoft ne ha avuta poca di CGI, per fortuna. Però magari poco vero gameplay, però in esatto. Engine c'era quasi tutto. Io non lo so, Fable a me non mi pare game engine. No, era in engine. Era in engine? È finalmente la nona generazione, finalmente. Però quindi 30 gameplay. Fotogrammi al secondo avremo sicuramente. Io direi scontatamente, non ci provo neanche a sperare, però era comunque in engine. Cioè la speranza ormai è vacua, cioè nel momento in cui... Purtroppo è quello che si diceva già da anni, Cioè io sono assolutamente congruo all'idea che la nona generazione sarebbe dovuta essere quella del ritorno, perché molti giovani non hanno idea del fatto che si giocasse a 60 un tempo. Poi, per carità, noi siamo cresciuti a 50 Hz PAL schiacciati, però sì. Al di là della merda che arrivava nel nostro paese, il fatto è che il gaming è stato a 60 molto prima che si tornasse ai 30 per poi tornare temporaneamente ai 60, sì, ma il motivo per il quale siamo ai 60 negli ultimi anni è perché è tutto un cross-gen mediocre a livello di peso hardware su quello che è il vero nuovo livello di accesso commerciale. Il fatto è che, well, nel momento nel quale dicono vabbè, basta cross-gen, purtroppo cosa che vende? I coriandoli e l'esplosione. E quindi 30 fps, full graphic, proprio a totale. Il gameplay inteso come interazione e feedback è secondario, è sempre stato così, sempre sarà così. L'unica cosa che cambia e che dovrebbe essere mantenuta è che adesso abbiamo delle opzioni e quelle opzioni devono essere spinte quanto più possibile, quindi sì. Performance mode, aesthetic mode, insomma quello che vogliono, però devono esserci. Quindi a quel punto sì, fammi giocare a 1080-60 please, dai. No, è giusto, cioè, giusto. Non è, sono d'accordissimo, non è d'accordissimo. Vedremo anche sì, il VRR anche, esatto lo sì. Implementino però, ma alla fine raga, cioè, sapete quante volte ci guardiamo Netflix, ci cala un attimo la connessione, c'è lo switch a 1080 ma siamo presi e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Sì, no, è vero, Netflix ogni tanto noti che ti sbatte delle cose tremende ogni tanto, specie nelle schermate, sì. dove c'è molto scuro, ho notato. Sì, allora, sai quando me ne rendo perfettamente conto? Non su Netflix, non su Prime, non su Disney, mi rendo conto di quando la linea mi cala su BraviaCore. BraviaCore è cosa della Sony, cioè il... Raga, cioè, se non avete mai visto niente su BraviaCore, non avete idea, c'è uno streaming a 80 mega, cioè è mostruoso, è mostruoso. L'altro giorno ci ho rivisto un po' Spider-Man Into the Spider-Verse, c'è i colori, la perfezione, è lì chiaramente, una volta che c'hai quel tipo di stream, se per esempio ti si dimezza la connessione, lì cazzo ci fai veramente caso. Sì. Però in un videogioco, secondo me, dove non hai comunque gli artefatti che hai con la ricompressione di un video, dove è tutto comunque in engine ed è tempo reale, non ti rendi conto che calano certe cose, che cala la risoluzione. Quindi Michele per me ha ragione. Cioè, anche se io avrei dato per scontato che questa generazione fosse graficamente uguale alla scorsa, ma con più fisica e con 60 fps, io l'avrei vista così questa generazione. Anche sì, perché sì. Ci sono giochi della scorsa generazione che hanno una grafica di Dio, quindi non è che dici devi migliorare. Se poi arriva Callisto Protocol, raga, mi dispiace, ma sarà che dirò sempre la stessa cosa, però voglio dire, se poi vuoi FPS più alti su giochi che hanno dei dettagli di questo tipo, ci vuole il computer, cioè, sì, esatto, punto.
Ci sono un po' di giochi che mi hanno lasciato perplesso, nel senso che non li ho capiti. Kunitsugami, Path of the Goddess. Quello era palesemente, per me Kunitsugami sembrava totalmente un nuovo Onimusha, alla fine non è stato così. Ed è chiaramente confuso, perché cos'è? A vederlo, cos'è? È un'ottima domanda. A me distinto per esperienza nel gaming, mi sembra un Okami-like. Ossia un titolo molto estetico con delle meccaniche originali che fa il suo in quella bolla, un po' come fece Okami, appunto, che è rimasta una bellissima opera. Però l'hanno presentato, non si può andare troppo oltre. Sì, è vero, non ho ben capito, cioè non mi è sembrato molto chiaro. A me è piaciuto, cioè vi dico la verità, a me è piaciuto visivamente, molto interessante visivamente, però è uno di quei giochi che non ho letto molto bene, così come non ho letto molto bene Blizzard e Overwatch. No beh, allora purtroppo Blizzard con Overwatch ha molto il naso rosso. Diciamo pure purtroppo Blizzard. Il culo aperto. Forse sì. Culo aperto è meglio, Sì. Sì. Cioè, sì. Per carità, Overwatch è sempre una festa per gli occhi e per le orecchie, però purtroppo non si fa proprio, non va bene quello che stanno facendo con Overwatch 2. Però io ho abbandonato la nave, sono sceso, quindi ho smesso di seguire, posso lamentarmi fino a un certo punto. To a degree, ok? Ma io l'ho droppato quando praticamente fu rilasciata, come si chiama? Quella col tipo Reinhardt, quella che mena, come cacchio si chiama? Ah, Brigitte. Quando fu rilasciata, sì, Brigitte, l'ho Brigitte. Lasciato io praticamente, perché lì il gioco, cioè se prima già si reggeva, cioè si reggeva veramente con lo scotch, arrivati a quel punto, cioè Brigitte fu proprio sì. La botta finale. Io invece sono andato letteralmente in fissa per un gioco che sembra un'impregazione del sud, Josand, sembra molto carino, e tra l'altro ho scoperto adesso che c'è una demo già disponibile su Steam. E ok, questa cosa è veramente interessante, Josand demo gratis. Io ci faccio ovviamente un bel pensierino a questo qui, perché perlomeno dai teaser mi sembrava sì. Bello da vedere, con uno stile grafico particolare, quindi nulla da obiettare su questo qui. E c'è anche un altro platformino molto molto carino, che però non ricordo come si chiami, quello con lo stile estremamente cartunesco, eccolo qua, Dungeons of Hinterberg. Fammi vedere. Non so se ve lo ricordate, yeah. Questo qui. Ecco. Ce l'avete presente? Sì. Ma sinceramente non mi ha stupito più di tanto a prima vista. Poi può darsi pure che mi sbaglio, però non... mi è mancato appunto quel guizzo che... non lo so. Mi è sembrato un po' troppo generico, cioè da vedere così, poi niente di peculiare, ecco, ma proprio dando un'occhiata superficiale come quella della conferenza, ecco. Il fatto è questo, è che possibilmente ha le carte per uno dei classici, ma non negativamente, appunto, gameplay loop della Madonna. Cioè se fosse in grado di farti giocare in un certo loop continuamente così, con tante piccole meccaniche diverse e una, diciamo, crescita del gameplay verticale nello stile dungeon crawling. Sì, non ci può anche stare. Sarebbe figo, esatto. Però appunto bisogna sempre vedere come sarà. Ecco. Mm-hmm. Sì. Invece a voi cos'è che vi solletica maggiormente? Ah, me lo sapete. Ah, vabbè, sì. Vabbè, si di Skylines. Allora, vabbè, allora. Tolti i giganti, tolto Starfield, tolto Fable... tolti questi progetti molto punchy. Allora, adesso mi prendo una listina e ti dico subito, perché c'erano cosine che mi avevano particolarmente preso, escludendo il fatto che per ora
i miei occhi a palla sono su Starfield, poi ne parliamo, perché non pensavo mi avrebbe colpito così tanto. Ovviamente, cioè, io sono abbastanza appassionato del genere e sono orfano di quello che comunque mi ha offerto a modo suo Skyrim, però Starfield è stato un impatto forte, molto molto forte. Allora, nel frattempo, se devo essere sincero, cioè sono curioso di vedere Flight Simulator 24, cioè il fatto quello... delle aggiunte, sì, che ci siano state, esatto, che devono fare appunto di tutti i lavori, diciamo, che si fanno in aviazione. Beh, io ho trovato l'espansione Dune un po' paracula, visto che in Flight Simulator uno vabbè, dei sì, punti vabbè, di quella forza sì, era una paraculata, dai, sì. Cioè, veramente ho detto, raga, facciamoci un Flight Simulator dove ce ne sbattiamo il cazzo cazzone di fare le ambientazioni. Vabbè, ma tanto però la vera chicca è avere quel velivolo e metterlo dove vuoi. Eh sì, esatto. Cioè, quello lo metti nel mondo reale e poi impazzisci. Eh sì. Però, allora, io ancora non ho visto il gameplay, perché quello poteva essere interessante, ma non ho ancora visto il gameplay di Star Wars Outlaws. Non sì, so se voi l'avete visto. Il gameplay. Io non l'ho visto il gameplay. Ce l'abbiamo, lo possiamo proiettare? Possiamo vederlo eventualmente se c'è. Linkate. Un po' Star Wars Outlaws gameplay. 10 minuti di gameplay, eccolo qui. Guarda, curioso, sono curioso. L'hanno... Oddio, il video che sto vedendo io l'ha pubblicato Every Eye. Ok. Che ha un aspect ratio preoccupante di 2:39 a 1. Perché? Perché? 21 noni. Allora. E tra l'altro non è neanche normalissimo, perché ci sono le bandine nere anche, quindi è ancora più stretto. Qui c'è una cos'è? Linea, sì. Allora, vediamo. Scegliamo un link per tutti. Okay. Sì, sì, no, per vai, quello, linkatelo così, almeno avrebbe una fonte unica e ce lo vediamo. Michele, allora, okay, tu com'è? Guarda, il mio è normale, quindi linko qua a noi e possiamo smanettare. Non è il link di ogni occhio. Ok. Ok. Così facciamo il 3-2-1 magico. Sì, esatto. Sì. Ci siete? Sì, sì, ci sono volendo. 3-2-1. It seems like Ubisoft is going all out. Quello è il mio microfono. Their brand new Star Wars Outlaws video game. No. Even their YouTube channel, they've changed the banner and everything. Their Twitter, their social medias. Sì. It seems like this is their next big upcoming baby, if you will, right? So they're really, really going in strong with this game. And as a matter of fact, they just released brand new gameplay. Scusatemi se è calata gameplay, per un po' la mia qualità, ragazzi, che prima ho aperto Steam per vedere se fosse vero il fatto della demo e porca troia, ho cominciato a scaricarmi tutto. This is yet again a brand new one, completely different direction, and it's fully open world. And if it's one thing I know about Ubisoft, their open world games can be pretty complex and pretty good. So I'm having high hopes for this one, as always. So sit back, relax, let's check it out. Reaction a un reaction we'll di un gameplay, effettivamente. Qui sta, è molto old gen, da boomer, prendi il link sbagliato. Sì, non è esatto. All right, come on. Sta zitto. Work in progress. Does ma senti, vogliamo prendere un altro link, togliamo sto tizio di mezzo. Esiste. Il mente molesto. Aspetta, allora, magari è bravissimo, però. Sì, no, è vero, aspetta, abbiamo letto allora, ho bloccato. Che vedo che questo robo qui. Ecco, è l'ho trovato del canale Xbox. Perfetto. A posto. Perfetto. Vai, Mick, mandaci il. Andato. Eccolo qui, il salcazzino, a posto. Perfetto. Quindi, pronti. Siete a zero? Due. Aspetta, che devo mettere la schermata okay, giusta. Sì. Ok, dai, quando vuoi. Uno, via. Boom. Bene. Xbox Sound, per chi non l'avesse capito. Non ho visto ancora Spider-Man 2. Aspetto che esce su Braviacor. Madonna, Braviacor. State of mind. Non si torna indietro. Go
Sinergo, fidati, vai a vederlo. Si autodistruggerà se non vai adesso a vederlo. All right, next. Let's go get paid. Cazzo, ma è Gollum fatto bene. Gollum fatto bene. Apprezzo che si sia fatta male dando il cazzotto. Sì. Graficamente è molto figo. Sì, sì. E qua ci possiamo fidare, eh? Next. Hit that button. Nice one. Hang on tight, little buddy. Raga, mi continua a dare vibes di Gollum. Per ora, ovviamente, sai, è stealth con un companion. È andato bene lo stealth. Ok, ok. È arrivato Hitman, perfetto. Ok, ok, we'll figure this out. Shield. Hey Nick! Catch! Gli è andato a prendere i cugini? Gli è andato a prendere? Ha detto hey Nick, mi sa che ha inquadrato un fucile a terra e ha detto hey Nick. Non vorrei che la bestia gli fa prendere i fucili, sarebbe fighissimo. Ah, invece sì, sì. La bestia gli prende i fucili e non l'hanno fatto capire bene. No, infatti io non l'avevo, mi era proprio sfuggito sto dettaglio. Si è vista per una frazione di secondo. Sono detto hey Nick e basta, fucile. Ma non l'avevo capito. Inutile il salto sulla sella a piedi uniti comunque, però vabbè. Non era pensato che dovesse saltare dall'alto. Ma questo che vedo è un open world. Ma guarda, lo vedo molto corridoio, però bisogna capire il resto, ecco. Dalle interviste questi fucili sono temporanei, dicono. Finché non si consuma li puoi usare, poi torni al tuo blaster fisso. Ah vabbè, buono comunque. Sì. Molto taineja. Eh sì, no, potrebbe essere un open world, ma vedendolo così. Decisamente, sì, è un Far Cry Star Wars. Far Wars. Dai, se esatto. Lo shooting è buono, mi sa che questa è la volta buona che mi finisco un gioco di Star Wars. Ma infatti sembra essere un vero grosso videogioco di Star Wars e niente male come impatto. Cazzo. Sta bestemmiando quello là vicino. Sì. Ho sentito cose. No, bestemmia molto Ubisoft, gravi questo. Ripetute. E tutti hey, bestemmiano comunque. You're late, Kate. Doc is waiting. What? Are you worried? No. Okay. No, but you're Troy. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. Non mi piace lei con quel coso la crocchia dietro. Sì, l'ho pensato anch'io, la crocchia, cioè, dietro. Che... porco due. Round two and I still like my odds. K-Vess. Back already. I told you she's fresh, but she's good. Who's this? Just a friend. Join us. Se
sembra Rita Pavone. Sì, ma dei tempi andati comunque. Beh sì. Hey, he's on toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks. But I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like anyone else. Whoa, kid, let's just relax. Fuck. Quanto mi fa ridere, kid? Detto pure a gente di 40 anni, un altro po'. Maybe. Il mostriciattolo mi ricorda Mordicchio di Futura. Un po' un gremlin, un po' Mordicchio. È vero comunque che dico in chat, solo a me lei sembra Rambo ma con le pere. Cioè. Un po' sì, sì, dai. Could be. I told you not to trust her. Not the first time we've outrun the Empire. Allora, stiamo per vedere una cosa che potrebbe svoltare tutto. Il volo? Ma tu l'hai visto già, Mick? No. Ah, quindi anche tu qui stai sperando? Da morire. È un open world. No. Aspetta. Forse no. È solo... No, aspetta, questa è una camera di gameplay. Però vediamo un po' come... Oddio. Sì, no, HUD. È apparso l'HUD, raga. È diventato di Oddio di Evil 2. O No Man's Sky 9. Vabbè, molto bella la foschia atmosferica, però poi che succede? Molto Silent Hill, devo dire. Nothing on the sensors yet. Credo che tutti i pianeti saranno pieni di foschia all'uscita. Sì, perché sono belli. Sì, non è che non sono veri pianeti. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Allora, c'è uno spottio di roba a schermo. Tanto da vedere, è una festa per gli occhi clamorosa. Il pilotaggio mi preoccupa. Temo che sia su due assi, uno su tre. Però vediamo. Sarà molto arcade, Michele. Non credo che. Sì, non puoi fare neanche un tonno. Cioè, non puoi muoverti nello spazio. Dual barrel. Let's jump. Sì, sì. Bello l'effetto, cazzo. Sì, non c'ero io. Merda, come fai a volare con sarò io nello spazio? Ma perché? Vabbè, te la fai a terra una canna, mica, e poi vai. Esatto. The Broker. Ah, io adesso voglio vedere quando torno. Niente, okay. Vietato. Hey. Ti prego, dimmi che si sblocca un potenziamento per togliere la crocchia. Ma no, è vero. Una bella coda, una cosa, ma che cos'è? Un osso di pollo là dietro. Anywhere we want. Cos'è che è la crocchia? La crocchia è il. Come posso dire? Il tubo, ragazzi. Il tubo, sì. Stiamo continuando a usare termini dialettici. Esatto. Uno sull'altro. I capelli appunto accrocchiati dietro con la col bastoncino, ecco. La cipolla, esatto. La cipolla. Lo chignon, come cazzo si dice? La stronza ha guardato in camera. Cagna pure in fuoco. Star Wars Outlaws, coming 2024. Beh, carino. Comunque una bella presentazione, in realtà. È veramente un titolo abbastanza... Cioè, il carattere è
Ubisoft, cioè è Ubisoft, carattere Ubisoft. Che, sì, cioè sono titoli generici che hanno tante feature diverse per applicare o no questa sorta di gameplay loop in cui vai da un posto, fai una side quest, completi quella missione, conquisti quella postazione, però sembra molto più story driven, non lo so. Il volo mi ha preoccupato, è un peccato, palesemente non una componente importante, però è bello che ci sia, è bello che ci sia. Sì. Perché combattere nello spazio di Star Wars è sempre una festa, è bellissimo. Non dico, sarà Squadron, però. Sì, dico, no, però è bellissima, sì. Sinè, basta body shaming. Io faccio body shaming proprio perché è bellissima e non dà il meglio di sé mettendo un osso di pollo dietro i capelli. Figo, però, figo. Vabbè, cioè, non lo dici perché sei un uomo che dice che come una donna dovrebbe presentarsi, non va bene, quindi. È vero, però per esempio a me, mia moglie mi consiglia sempre delle pettinature, io poi non l'ascolto, però mi consiglia sempre dei tagli particolari delle pettinature. Mi sembra un gioco che si sta vendendo benissimo, allora io sono sicuro che sia un gioco molto solido, perché con i giochi di Star Wars sono sempre tecnicamente fatti abbastanza bene. E io vorrei ricordare a tutti e anche a voi, se lo avete giocato, la bellezza grafica di Battlefront 2, Madonna. Beh, sì. Cioè, io non me lo dimenticherò mai, nonostante fosse una ciofeca di sistema, poi ovviamente sì. Corretto, fino in tribunale sono andati bravi tutti, comunque allora, Battlefront, hai fatto bene a tirar fuori Battlefront, perché Battlefront secondo me non è stato mai incensato abbastanza, no, e mi ha fatto pensare che la next gen non sarebbe mai riuscita a stupire nessuno graficamente, perché se la gente non ha detto ok basta è finito tutto, dopo Battlefront non c'è più un cazzo da fare nella grafica FPS, non so cosa lo potrà. Allora, faceva Battlefront, a me ha fatto lo stesso effetto che mi ha fatto Battlefield 3 quando l'ho visto di persona girare sul mio PC. Oh, te lo ricordi? Battlefield 3 era letteralmente il futuro, era impossibile. Battlefield 3 è il secondo miglior Battlefield secondo me. Sì. Una Madonna di Battlefield. Madonna, Battlefield è vero. Cioè, per me è godibile ancora oggi. Mm-hmm. Sì, sì. No, guarda che io e Nicola abbiamo rigiocato da poco Battlefield 3. Perché è uscito Battlefield, vabbè, l'innominabile, il Voldemort dei videogiochi, l'ultimo Battlefield. L'innominabile. E ci siamo rifatti un giretto su Battlefield 3 constatando entrambi, ahimè, quanto graficamente parlando fossimo su un altro livello con il 3. Cioè proprio una bellezza inenarrabile. E questi giochi, soprattutto i Battlefront, infatti Michele se n'è uscito con qualcosa che dovreste recuperare. Non dico che è bello Battlefront, perché mentirei, io mi sono rotto i coglioni dopo un'ora e mezza. Però ragazzi, la qualità del rendering che vedete è stratosferica. E questo gioco sembra essere più o meno di quel livello, comunque di quella solidità. Tra l'altro Battlefront leggerissimo, un piccolo capolavoro da quel punto di vista. Questo gioco sembra essere una cosa del genere, però lato gameplay mi sembra un gioco normalissimo con alcune feature che appannano un po' il giudizio. Mi sembra un gioco molto normale in realtà. Assolutamente sì, no, allora tutto quello che è successo lato gameplay era ben scenografato, fine, stop, sì. Cioè sarà la cosa, spero di venire stupito, perché non è necessario essere stupiti in questi casi, alla fine esistono appunto anche questo tipo di prodotti, a maggior ragione se sotto brand, però è tutto completamente intuibile, hai il minion che fa quelle tre cose, può distrarre, può prendere oggetti, può attivare pulsanti, poi hai la guida per muoverti nel mondo, hai dialoghi per poter fare delle brevi scelte se corrompere o non corrompere, poi fare quelle decisioni che ti porteranno a una conclusione ostile o non ostile di una side quest, e poi voli da un punto all'altro con qualche combat nello spazio, ecco, è tutto, tutte le meccaniche di gioco sono qua già così, però non si può sapere. Alla fine potrebbe, cioè è palese, credo, che vogliano possibilmente renderla una IP nuova, quindi Outlaws 2, 3, 4, 5. Beh, è una IP nuova, ma diciamo che secondo me si può tranquillamente paragonare a Hogwarts Legacy. Cioè nel senso, sì, sanno sì, sì, sì,
Cioè, sanno che possono battere sui fan di quella saga, gli danno un buon gioco fatto bene, non incredibilmente innovativo, perché comunque si rivolge anche a gente che... Che è successo? Un tuono, credo. Ma infatti sembrava una cosa molto, molto, cioè... molto forte. Il mio cane è andato a controllare. No, Kobe non è... Vieni qua, vieni. Comunque, dicevo, è molto simile ad Hogwarts da quel punto di vista. Mi sembra un'operazione sicura da quel punto di vista. Però bah, cioè, non vedo l'ora di giocarci, perché questi giochi alla fine non devono essere incredibili. Poi vabbè, se magari viene fuori che il pet... c'ha tipo un albero delle abilità, a un certo punto c'ha l'abilità che ne so, che gli ficchi la pistola in culo, diventa un silenziatore, cioè può essere tutto, come l'abbiamo già visto, next si sposta al 2, cioè se mi viene fuori che c'è tanto di più, tanto di guadagnato, ma io lo giocherei anche soltanto così come l'abbiamo visto, mm-hmm, sì, proprio sul divano, in relax, tranquillo, sì, difficoltà easy, per godermi il mondo di gioco e volare nello spazio. Francesca, guarda, quando guarda lo farei non... anch'io, però veramente, cioè, in terza persona e in prima persona giocati col controller, cioè i giochi dove devi puntare, che stanno col controller, preso più forti di me, purtroppo sono una pippa astrale col controller a puntare, lo so, però io per esempio su COD mi ci trovo. COD ha un sistema di gioco su gamepad che funziona un sacco. Sì, vai nel corridoio, COD... vai dritto, ti spunta uno e spari, cioè Mario, pure tu, insomma, cioè. Sì, però vedi, cioè, sai che è? Quando il gioco non è competitivo non me ne frega niente, cioè quando il gioco no, sì, hai ragione, no, ma io non sto parlando di competitività, a me è proprio una questione di sento di non star dando il massimo, ecco, cioè. Ah, ecco. Ma perché tu sei competitivo con te stesso, vedi? No, cioè, vabbè, è una questione che magari c'è una parte un po' più impegnativa e dico: ah, sto avendo difficoltà a superarla. Se avessi avuto mouse e tastiera sarebbe stata tutta un'altra cosa, cioè giusto quello che mi dà fastidio. Eh sì, sì, no, ma lo capisco. Anche Nicola, diciamo che non ancora riesce col controller ad avere quella confidenza, però per esempio su Hitman ci sta aiutando molto. E Nicola, stiamo giocando per la prima volta nella nostra vita con calma in due a Hitman Trilogy. Ah, lo state giocando non ammazza tutti, ecco, diciamo. Beh, finisce così perché non siamo capaci, però diciamo che quello che ci spinge ad essere attenti è proprio il fatto che se le cose si mettono male non possiamo fare quattro headshot uno dietro l'altro col gamepad, no? Quindi siamo costretti a fare le cose con calma, e credo che stiano uscendo dei gameplay di un divertente clamoroso, proprio perché si vede che non siamo capaci ed è tutto paradossale. Comunque dai, tanta roba. Invece ragazzi, avete visto, ne parlavamo prima ragazzi, anche voi in chat, come avete accolto la notizia che Pragmata verrà rinviato? E soprattutto quanti di voi pensavano Pragmata è un gioco vero, uscirà? Tutti e tre, fatevi vivi. Guarda, comunque non l'ho concluso prima perché non ho chiesto, perché ho detto Battlefield 3 è il secondo miglior Battlefield per me, al primo metterei lo stesso posto Bad Company 2 e Battlefield 2, ecco, chiusa Bad parentesi. Company, Bad Company è stato il primo che ho visto, bello, bello veramente tanto. Sento i tuoni, eh? Sì, è vero, sì, cioè... sì, sì. Kobe, sono i tuoni. Va a controllare il checker dei tuoi. Pragmata, nel momento nel quale non è tornata sotto i riflettori abbastanza in fretta, è diventata immediatamente una vaporware, perché quel trailer era appunto proprio il concept. Adesso hanno detto che sono ripartiti, questi ultimi anni sono purtroppo una manifestazione di mali comportamenti, comunicazioni ininterrotte. Vedremo ormai nei prossimi, perché non sono finite appunto le male comunicazioni, abbiamo visto negli ultimi mesi. E Pragmata, a questo punto io ho zero aspettativa, se non il mostrateci qualcosa di concreto, perché può ispirare. Io ancora non ho visto il nuovo trailer, so che lo hanno ripresentato per dire esiste, abbiamo fatto un reboot dello sviluppo, eccoci ancora nella solita storia. Che bisogno c'era di mostrare tutto così presto per l'aspettativa di far impazzire gli azionisti e l'idea di pre-ordering? Guarda un po', tutto a puttana. Ma in realtà nessuno è impazzito per Pragmata, cioè nel senso... No, sì, ovvio, nel momento nel quale sai con attenzione che quello è un teaser trailer di un progetto nuovo che dovrebbe approdare in next gen e così via, lo prendi tiepidamente, però in generale è fatto per cominciare a far germogliare, no?
però dovrebbe essere, diciamo, seguito da un percorso di comunicazione, lo stesso che sta avendo male, molto male, Hellblade 2. Hellblade Mamma 2 mia. L'hanno presentato nel 2020 o 2019, non mi ricordo, penso 2020. A Hellblade sta mancando totalmente il build up dell'annuncio. Cioè, generalmente, per esempio, in questo Kojima è bravo. Sì. Kojima è via via meno vago. Sì. Fino poi a essere totalmente diegetico nel mostrarti le cose. Assolutamente, assolutamente. Infatti, il paradosso di Death Stranding è che lui aveva mostrato il 100% del gameplay. Semplicemente nessuno voleva crederci. Però quello era il gameplay, erano gameplay trailer. Esatto. Mentre questi qui con Hellblade, secondo me la stanno sbagliando tantissimo. Palk dice, Hellblade continua a marciare sulla grafica, ma qui manca gameplay. Allora, il problema è non solo che stanno marciando sulla grafica, ma lo scorso trailer era molto più esplicativo dell'ultimo che è uscito. Sì, sì, l'ultimo è stato una mezza parte di cutscene per mostrare i VFX fighi. Fine! Il che è stupido. Stucchevolino dopo 4 anni o 3 anni, insomma, adesso controlleremo le date, ma è comunque stucchevole, è troppo. E il fatto è che dir si voglia, la tecnologia dietro Hellblade sarà sempre un selling point maggiore del gioco, perché il gioco è comunque legato a Hellblade 1, che aveva una certa struttura piuttosto semplice di interazione, quindi può essere interessante per l'impatto psicologico, per la storia dietro la scrittura e l'esposizione proprio a livello di narrazione di quello che possono essere disturbi mentali e influenze esterne, ma alla fine lo devi vendere così. Però il fatto è che non puoi farlo così tante volte ogni volta, perché sembra proprio che tu abbia senti, cioè quello slot lì è il Blade, com'è? È sempre come era prima, boh, c'è una cazzo infatta in più, mettila. Così facciamo vedere che siamo quelli della next gen. E ho capito, però, figli miei, no, basta. Un vero trailer di Hellblade ancora non è mai uscito. Mai. Non esiste un vero trailer di Hellblade. Per carità, io sono sempre dell'opinione, scelta loro, diritto loro, guai a lamentarsi. Però comunque ne hanno fatti talmente tanti, che è strano. Quali sono? 5? 4? E sono tutti un dialogo. L'unico vero, appunto, che hai detto te, Mario, è che il precedente c'era una reale dimostrazione di partita, come sì. Si gioca Hellblade 2, appunto. E stanno tornando indietro. Invece, comunque, sì, ragazzi, sì, una sì, cosa. Esco un attimo, ragazzi. Esco un attimo perché mi dicono che vado male, mi vedono a scatti. Guarda, non sei tu proprio, cioè, nel senso che nella nostra schermata, quella di Streamer, ti vediamo benissimo. È su Ninja che è il problema. Allora, provo a riconnettere. Ti do un altro link di Ninja, sì, sì. Ok. Perché sono metà dei commenti è gente che purtroppo vero. Non mi vede bene. Che sei ritornato anche su Ninja. Però riproduci un po' di animazioni, vedi? Sembra che stia meglio comunque, cioè, rispetto a prima, ecco. Better. Ok. Va meglio, ragazzi? Meglio. Buono, ok. Bene. Ragazzi, purtroppo prima, quando mi è calata la connessione, questo servizio ha detto, oddio, che succede? E mi ha sfanculato. Cioè, di nuovo, parevi su City Skyline 2. Sto in hype, ragazzi. Cioè, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora, anche perché voglio dire, è ancora un titolo buono il primo di City Skyline, che cioè, lo stiamo ancora giocando ogni tanto in live e tutto, viene ancora supportato, ci sono mod, ma vedere appunto che c'è il 2, cioè sto proprio così, sto proprio in hype tremendo. Io appena ho visto le autostrade fatte con in quel modo, come si è visto nel video di ieri, cioè proprio... Ma scusa, Francesco, un attimo,
Vogliamo guardarci insieme il video di City Skyline, così mi spieghi, cioè, perché cioè, io non sì. ho capito un cazzo, però mi fai capire, e magari fai capire anche a chi non è avvezzo a questo tipo di giochi, quali sono le implementazioni che te lo fanno venire più duro. Fammi essere poetico un attimo. Sì, sì. Però ostalo tu il video, così metti pausa e mi sì, spieghi okay. le cose per bene. Ok. Ok, ve lo metto pure in schermata magari condivisa, così lo vedete. Lo vediete, aspetta. Condividi schermo. Lo vediamo. Finestra. Dite se riuscite a vedere. Cioè, lo vedete voi? Sì. Sì. Ok. Perché non me lo fa mettere full screen? Per vabbè, lo vedremo così pure la chat. Tanto voglio dire, le schede non è che sono un problema. Quando ti si rompe il monitor, il full screen. Esatto. Proprio. Allora, già che tutto il footage che c'è, io già mi blocco qua, manco ho cominciato. Allora, è in screen. Allora, già questo che vedi, che ci sono cioè, guarda quelle ombre, cazzo. Cioè, prima non c'erano queste ombre. Cioè, gli alberi non ti facevano quell'ombra così. I pali. Sto vedendo che c'è il jersey praticamente al bordo dell'uscita dell'autostrada di sotto, che non c'era prima. Già questo, diciamo, è parte con l'inizio. Diciamo, quindi, diciamo, quindi c'è una possibilità in più che ci siano mezzi ulteriori per la strada. Oh, poi vedi questa schermata. Allora, in primis vedo una nave che sta passando qua a destra, e praticamente sì. qui sembra una zona, appunto, dove non ci sia il mare aperto, e vedo delle isolette, quindi vuol dire che le navi stavolta nelle parti un po' più strette possono entrare, non solo in mare aperto dove c'erano le rotte, e questo è già un piccolo dettaglio. Poi vedo c'è una stazione molto piccola qui, sempre se questa, vedo che va sui binari, che è appunto può essere una stazione piccola per quanto riguarda i treni, e non mettere la stazione grossa, perché lì magari facevi centri suburbani dove appunto c'erano, non so, 5.000-6.000 persone ad abitare, lì dovevi mettere una stazione che poteva essere la stazione di Bologna. E quindi questa potrebbe essere già una cosa migliore. Vediamo. Sherlock Holmes comunque ti spiccia a casa. Quella nave era invisibile, va bene. C'è il tram. C'è già questo, c'è il tram. E passa attraverso la rotonda. Ah, no, passa attraverso la rotonda per dritto. Questa è un'intersezione del genere su City Skyline. Il primo non lo potevi fare. Figo. Allora, già che hanno sottolineato il fatto delle rotonde, every roundabout, perché le rotonde, vabbè, voi siete fuori dalla memetica delle mie live, però le rotonde sono molto importanti. Cioè, il fatto che l'abbiano sottolineato, questo per me è molto importante. Vabbè, qui niente da dire, cioè, se non che c'è una grafica della Madonna, si vede la neve sulle montagne, dato che prima avevi soltanto il landscape che poteva essere invernale, poteva essere estivo e basta, invece adesso no. C'è una tipologia diversa di ponte che va qui, ci sono i riflessi sull'acqua che prima non c'erano. Ma quindi il più grande pregio di questo City Skyline è che il primo faceva cagare, mi sembra di capire. No, assolutamente. Però, cioè, però diciamo che devi fare un sacco di cose. Il terraforming, questo qui, come l'ha fatto vedere così ampio adesso, lo mettevi con una mod, non ce l'avevi così di suo. Il fatto che l'abbiano implementato è ottimo, e soprattutto gli alberi sto vedendo che sono molto più dettagliati rispetto a prima. Sembra una stronzata, ma il fatto degli alberi e le relative ombre non sono una cavolata. Allora, il fatto che puoi fare qua il pattern delle strade direttamente facendo i reticoli ti fa risparmiare un sacco di tempo. Bisogna vedere come se lo sono inventati. Poi soprattutto vedo che è già implementata la mod del pro engineering, cioè che ti fa vedere l'angolo e ti fa vedere praticamente la pendenza di quando fai una strada, che è una cosa che richiedeva una mod e che invece è stata implementata. Aspetta, questo no. Quindi in gran parte lo hanno moddato ufficialmente? Praticamente sì. Sì. Allora, aspetta, di questo c'è solo una cosa che fa venire l'orgasmo, di tutta sta schermata. Questa intersezione.
un'intersezione così ci metti 10 minuti a farlo. Sul primo City Skyline ci metti 10 minuti e almeno il triplo dello spazio hai bisogno per fare quella roba. Capito perché ho chiesto a Francesco di spiegare? Perché io non ho visto nulla di tutto questo, capito? Che figo. Ecco, allora, qui si vede che praticamente sta facendo un collegamento da palo a palo. Qui praticamente i piloni da palo a palo, da pilone a pilone, praticamente i piloni là li facevi direttamente facendo la strada. Invece qua hai praticamente, sto vedendo, la costruzione preimpostata e puoi fare un collegamento diretto senza fare altri pali automatici che ti vengono messi in mezzo. Inoltre, qui ti segna, vedi, come ho detto prima, inclinazione, pendenza e angolo, cosa che prima non ti faceva, a meno che non utilizzavi una mod. Cioè, ma poi graficamente, porca puttana, raga, cioè, porca puttana. Vabbè, questo è un ponte normalissimo. Questo non bisogna capire che cosa ha fatto. Madonna, i binari messi così. Allora, i binari su City Skyline sono sempre una croce, perché praticamente sia che siano metropolitana, sia che siano treni, sia che siano altri tipi di roba su binari, filovia, avevano sempre il problema che se li davi oltre un certo angolo si rompeva la struttura, quindi lo dovevi dare più largo. Qui, facendo sta struttura così vicina, cioè sto vedendo che ci sono tipo qua angoli a 90 gradi, cioè che puoi ritornare indietro. Cioè è una cosa che prima non c'era, sembra una stronzata. Pure qui, stessa struttura, se la vuoi rifare replicare sul primo City Skyline, occupi tutto lo schermo qua per farla, una cosa del genere. Che qui figo. Hanno ristretto di molto praticamente il campo delle cose che puoi fare. Molto più miniaturizzato, molto bello. Vabbè, questo è i tragitti per vedere i tragitti di quello che fa tutto e ci sta. Vabbè, questa è una schermata come quella del primo, ti fa vedere praticamente in ogni edificio chi c'è, tra bambini, adolescenti, adulti e anziani, e soprattutto il loro livello di educazione. Vabbè, qui niente di particolare. Il fatto che praticamente stia aggiungendo moduli alla centrale nucleare è una cosa molto importante, perché molto spesso ci sono problemi, specialmente in early game, dettati appunto dal tipo di energia che vuoi mettere, nel senso che hai bisogno magari di leggermente più energia. Allora, per esempio, io faccio una città con centrale a carbone. Ho bisogno di un po' più di energia per campare praticamente quel tot di tempo, per avere soldi in un determinato range, per riuscire a fare una centrale più grande. Io non voglio costruire un'altra a carbone, che è quella base, per riuscire a mantenere. Evidentemente qua puoi aggiungere moduli per riuscire a potenziare e ottimizzare la centrale, quindi non utilizzando soltanto ordinanze magari di conservazione dell'elettricità o comunque diminuzione dell'energia, per riuscire a trarre qualcosa in più. Questo sto capendo. Comunque il fatto che sia modulabile me lo fa sperare anche per altri edifici. Qui io vedo dei colori, cioè tipo gli evidenziatori, perché qui ti sta facendo vedere, questa è una schermata che ti sta facendo vedere il livello urbanistica, veri livelli, però non riesco a cioè non matcha con quello che c'è di fianco, perché ti fa vedere e questo è il grafico della disponibilità di prigioni, e non capisco come si rispecchia sulla strada, perché questa è una schermata praticamente di controllo dell'intensità del traffico, e dovrebbe essere, se è molto simile al primo, le abitazioni, l'intensità dell'inquinamento acustico. Però non capisco perché ti fa vedere a sinistra il grafico della polizia e delle prigioni. Ma guarda gli alberi come sono fatti bene. Ma poi il dettaglio è bello, il cambio delle stagioni è stupendo. Cioè, se questo vedi, è tutto motore in game, cioè uno spettacolo, ragazzi. Ma questa non credo, questa penso sia pre-renderizzata. Sì, probabilmente, però veramente, cioè, per me è un'eccitazione vedere tutto questo, cioè proprio tanto, cioè bello, cazzo. Bene, ci chiedono di passare a Starfield. Allora, io credo che sia Francesco che Michele siano molto più preparati di me, perché io di Starfield ho visto soltanto l'inserto nella conferenza generale, non ho visto la parte dedicata, perché di quella vogliamo fare una reaction a tempo debito. Vabbè ragazzi, però... perché dice che il gioco straccia palle, è andato a fare in culo, solo questo, fine. Ok, ci sono. Beh, io quest'anno ho deciso di fare un fioretto, sto giocando Diablo.
Solo che sono arrivato al livello 31 e adesso le abilità che prendo hanno smesso di essere visibili ai miei occhi. Ora è tutta performance e cavilli legali, quindi sto iniziando a droppare. Però finché le abilità hanno avuto un impiego geometrico nella mia visuale, mi son divertito. Adesso è tutto un... cosa fa questa abilità? Se il nemico sta barcollando, infliggi 0,5% di danno, ma se prima che cade a terra gli riesci a rutta in faccia, fai meno 4 di... Cioè, non riesco a combinare tutte queste informazioni in una build. Però, diciamo, fino a livello 30, devo dire, mi sono divertito e la storia mi sta piacendo, che non me la sarei figo. Mai aspettato. Sì, è una bella sorpresa la storia di Diablo 4. Vedremo quella di Starfield, anche se a scrivere ci sono persone brave, sono ansioso, perché le storie sci-fi è facilissimo renderle veramente banali o poco avvincenti, non di meno come il fantasy, uguale. Perfetto. È difficile trovare la quadra giusta per rendere un'epopea spaziale qualcosa di veramente avvincente, però è vero anche questo, ossia che come in realtà, perlomeno lato personale, è accaduto in Skyrim, chi se ne frega, visto quello che hanno mostrato. Perché vedi, quello che è stato presentato in Starfield è un progetto al quale, quando vedrai la versione estesa della presentazione, è un progetto del quale la reazione di un gamer all gen è: devo stare calmo. Devo stare calmo perché non ho ancora visto il reale momento in cui si rompe, le cose non funzionano come dovrebbero, perché a livello di contenuti e varietà di possibili azioni e tipi di gameplay che include è veramente il nuovo Beyond Good and Evil. Considera che hai all'interno di questo studio anche una edulcorazione seria del possibile problema dei mille pianeti, perché i mille pianeti, che sono una cosa che è appena stata presentata, ha generato i giusti meme contro Howard, che è sempre stato un po' un pelino Pinocchio, e che quindi in quel potenziale mille livelli con proceduralità avrebbe creato qualcosa di profondamente poco curato e terribilmente ripetitivo. A quanto pare hanno ibridato la proceduralità soltanto nelle parti in cui non è stata messa a mano per side quest, eventi e veri mostri, contenuti e gameplay verticale. Tu hai un pianeta intero, un satellite, con diversi luoghi in cui atterrare, disegnati a mano, e poi se esci fuori da quel frangente per andare a cercare risorse o farti un giro, anche soltanto esplorativo, così per goder di quello che potrebbe essere un'esperienza spaziale o mistica, lì entra in gioco una proceduralità che ti va a creare qualcosa in automatico che si ibrida con quello fatto a mano, il che è molto figo se fosse così, nel senso che ok, I can do that, può funzionare, ma quello che si va a interfacciare nel gameplay lato pianeta è una decimazione di Starfield, e quella è la cosa che mi fa impazzire. Tu puoi in Starfield essere veramente un diverso tipo di videogiocatore e apprezzare comunque quello che viene presentato a te da fare, perché puoi renderti veramente la vita il passare 2 ore e mezza a costruirti l'astronave spaziale, perché vedrete quando vai a modificare, non dico modellare, ma modificare con asset le componenti di questa astronave, tu puoi andare veramente alla faster than light nel dettaglio, non soltanto dell'estetica, perché puoi creare qualunque cosa, hanno anche fatto delle sciocchezze nella diretta proprio per far vedere che puoi essere scemo se vuoi e funziona comunque, ma tutto si interfaccia poi con la navigabilità, come si muove nello spazio, le forme di attrito, il tipo di capacità di fuoco, se la capacità di fuoco è selettiva dei sistemi specifici delle navi avversarie, se vuoi combattere le navi avversarie, perché non necessariamente puoi farlo, cioè è un sandbox, è un enorme mondo di giocattoli nei quali però le infrastrutture di gameplay di ciascuno di quei giochi è roba grossa, cioè non è il fai il minigioco e accontentati, quello che sarà probabilmente sparare nello spazio in Outlaws. Quello sarà il andiamo alla prossima missione. Qui invece hai una vera struttura di possibilità di abbordare le navi. Cioè le navi che vedi nello spazio sono
in grado di generare, immagino lì proceduralmente, presumo per sanità mentale dello sviluppatore, hanno degli equipaggi che puoi avere anche tu, quindi puoi abbordare le navi, derubarle, prenderle letteralmente in una flotta e venderle o farci quel che ti pare, farne proprio saccheggiamento di pezzi per la tua, eccetera. Puoi fare la qualunque. E questo ha anche la componente crafting, fai il girino, fai lo scouter dei mostri, fai c'è No Man's Sky qui dentro, ok? C'è un po' di No Man's Sky, c'è un po' di Cyberpunk, c'è un po' di X3, c'è un sacco di roba. Il fatto è che è talmente tanta che ti immagini il Jenga che cade su se stesso, è comunque Bethesda. Solo che la presentazione l'hanno fatta durare talmente tanto e sono stati talmente franchi nel mostrare le cose come sono, che tante debolezze non si vedono. Quindi il potenziale che sia il gioco più bello per il mio cuore degli ultimi anni è totalmente plausibile. Sì, la IA sembra troglodita a dir poco, cioè l'intelligenza artificiale assente, proprio probabilmente è soltanto una sorta di algoritmo che fa sembrare vive le cose. È comunque Creation Engine, quindi per carità di Dio. Graficamente non è niente di che. Graficamente non è niente di che in certe forme, ma a livello estetico, con Global Illumination, con quello che hanno fatto con le foschie, con questo studio sci-fi, proprio dei panorami cinematografici dello spazio, non è male come sembrava dalla prima presentazione. No. Anzi, può effettivamente essere un impatto. Ecco, quanto dura la gioia di giocarlo dipende, perché può essere Skyrim Oblivion oppure invece il nome Sky 1.0, in cui dopo 10 ore volevi spararti veramente nel cuore perché ti aveva fatto troppo male. Non credo che ci sia questo rischio, però, perché c'è già stato No Man's, cioè nel senso, esatto, c'è già stato, poi ci sono le componenti GDR, cioè io voglio credere ad un mercato che guarda se stesso criticamente, e in un mondo in cui c'è stato No Man's Sky, un altro No Man's Sky è praticamente un fulmine che colpisce lo stesso esatto centimetro di suolo due volte consecutive. Non è possibile. Sì. Non è possibile. Così come non è possibile un altro gioco lungo, a lunga scadenza, come magari un The Last Guardian, che scavalchi le generazioni. Cioè, questa cosa è già successa. Giochi multigenerazionali che arrivano dopo tanto tempo, che vengono riniziati, rimaneggiati. Credo che ormai tutti abbiano imparato, oddio non lo so, Pragmata mi fa pensare di no, però penso che ormai tutti abbiano imparato che un progetto che ha dei problemi non deve essere, cioè non, l'accanimento terapeutico sui giochi fa sempre male. Questa è la verità. Però ragazzi, se Starfield fosse questo, avesse un combat system, cioè uno shooting in realtà, un gunplay, non dico incredibile, però onesto, avesse un, come diceva Michele, questa esplorabilità nelle parti procedurali, che poi è a tua discrezione, totalmente a tua discrezione, perché è fuori da quello che gli sviluppatori hanno pensato ed è una tua esperienza e non di altri. Se avesse tutte queste caratteristiche in un prodotto che non propone 10 cose diverse, ma una cosa che le comprende tutte, perché ragazzi il pericolo di fare una roba con compartimenti stagni è enorme. La prima cosa che mi spaventò di Star Citizen quando presentarono il progetto fu: ok, ma è tipo in banca con i portelloni di vetro, che te per andare a parlare col direttore devi farti una cosa, poi se devi ritirare devi andare da un'altra parte, o è un open space di gioco, intendo open world, intendo un gioco che funziona così tanto bene e le cui parti sono così tanto ben connesse che tu non senti quando finisce una e inizia l'altra. Ragazzi, non è una cosa semplice. Su Outlaw l'abbiamo visto, quel gioco lì ha un gameplay loop che si vede lontano da 40 km, sai che se sulla nave fai questo, se a piedi fai quell'altro, entri in un pub non puoi sparare perché devi parlare, ti devono attaccare tutti i siluri, si vede lontano un miglio come funziona quel gioco. Questo potrebbe essere un gioco in cui uno guarda un gameplay e non capisce cosa stai facendo.
Io nel frattempo mi sono divertito tantissimo. Hai fatto? Che hai fatto? Basta vedere la schermata di Twitch. Cioè. Oh, sono stato... Bene. Sono nello spazio. Nella mano ti aggiungevo effetti, cose e tutto. Bellissimo. Poi c'è quel green screen là che era così poco utilizzato che... Vabbè, rimettiamo tutto. Ops, ho sbagliato. Rimettiamo tutto. Oh no! Ho fatto la A me purtroppo è partita la pubblicità di 65 minuti, quindi vedrò molto tardi. Ok. Non è semplice, ma meno male che ci provano. Starfield non è un gioco per giocatori occasionali. Non è nemmeno un gioco per sviluppatori occasionali. Non fategli prendere per il culo, chat. Ma perché dite ste stronzate? Starfield è esattamente il gioco per giocatori occasionali. È fatto apposta. Ma perché? Tu pensi? Perché in una live così educata, interessante, a un certo punto deve arrivare la stronzata? Allora, con calma. Ragazzi, Bethesda non fa giochi per pubblico occasionale. Starfield dà l'opportunità ai giocatori hardcore di goderne appieno, ma è un'esperienza fatta per tutti. È il punto della presentazione, che potete fare il cazzo che vi pare. Non è assolutamente un gioco hardcore di nicchia, Starfield, ok? Cioè, però io penso che lui si riferisca proprio a questo. Nel senso, la totale libertà decisionale è una cosa non da... Bisogna vedere quanto è totale la libertà. Allora, aspettate, bisogna distinguere una cosa. Ho capito cosa intende Mario, ho capito, forse, credo, se è così, ma non lo so, cosa intendesse il ragazzo. I giocatori occasionali sono giocatori. Cioè, non possiamo più distinguere il casual con il... quanti tasti ha sto coso? Cioè, il giocatore occasionale è comunque un videogiocatore. Non possiamo più avere la distinzione io gioco, gli altri no. Esistono gli hardcore gamer e che hanno una certa categoria di diciamo anni alle spalle di passione su un certo medium, quindi sono smanettati, cioè sono smanettoni, sanno come funzionano le meccaniche, i gameplay loop, hanno un po' esperienza in testa, quindi riescono a leggere facilmente alcune diciamo forme di interazione di un videogioco, quindi sai già la scelta. È un po' come prima in Outlaws tu vedi la creaturina e fai vabbè, guarda, tu hai lì il fantasmino che ti fa vedere dove la puoi posizionare e vedere gli effetti. Chi non ha mai giocato un gioco del genere farebbe ok, come funziona questa cosa? Però ha un controller in mano, una keyboard e mouse in caso, e impara velocemente. Chi non ha mai videogiocato davanti a Starfield muore, è ovvio, ma anche davanti a Skyrim, anche davanti a, o meglio, forse Skyrim no, perché è ancora più semplice. Oblivion lo ucciderebbe un videogiocatore che non ha mai giocato un titolo. Cioè, non è l'entry level del videogioco, ma un casual gamer si troverebbe molto bene in Starfield, penso che sia il loro obiettivo. Vedremo. Non è esattamente il Bethesda non fa titoli di nicchia, cioè non è Faster Than Light, appunto. Vabbè, Faster Than Light io non mi ci approccio nemmeno, però sì, io credo che intendesse proprio l'altro discorso, cioè chi non ha mai giocato? Penso che sia una roba del tipo è un gioco che per essere apprezzato fino in fondo devi essere uno Sì, devi essere uno che un minimo sa cosa offre il videogioco per capire cosa offre in più Starfield. Ecco. Sì, ma guarda, in chat stanno dicendo una cosa corretta. La versione non aperta di Starfield è Elite Dangerous. Elite Dangerous è vero. È tosto. Cioè, lì sì che se sei casual fai... No. Nope. Io Elite Dangerous non l'ho mai provato, però ti dico una cosa che mi fa poi ho capito cos'è perché mi sono documentato e mi sono incazzato retroattivamente come una iena, perché quando giocavo a No Man's Sky tutti mi dicevano no, ma devi giocare Elite Dangerous. Oh, ma che cazzo ti fumi? Ma come ti viene in mente? Come ti permetti? Sto godendo, no? Cioè, ultimamente sto giocando Diablo 4, sei pronto per Dota. Ma che cazzo dici, sono pronto per Dota? Io sono morto giocando a Dota, dentro e fuori. Io ricordo veramente così traumaticamente poche esperienze nella mia vita, come la partita a Dota che feci alla GTX Challenge con Nicola e Curo Lili, e sono tornato da lì vivo perché loro sono i miei amici e gli voglio bene, altrimenti avrei picchiato anche Nicola e Sara, giuro. Una merda è stato per me giocare a Dota. Non c'entra niente con Diablo 4, proprio niente.
Però sono più o meno, diciamo, sì, ti viene da pensare, perché bene o male sono omini dall'alto che picchiano i mostri, ma non c'entra niente. Poi non lo so il primo Diablo se sia, perché io ho giocato soltanto il 4, ragazzi, okay, abbiate okay. pietà, sono entrato in punta di piedi in un mondo che era già avviato, che aveva già i suoi le sue regole, i suoi sostenitori, e ho scoperto che nel mondo di Diablo quando saluti tutti se ne vanno. E sto facendo ciao a tutti e quelli scappano. Sta cosa del catcalling sta sfuggendo di mano. Questo non è catcalling, ragazzi, questo è un saluto. Buongiorno, non è catcalling. E quelli di Diablo sono convinti che io sia un molestatore, scappano appena li saluto. Clippate per Curo Liri, così sa che ha sfiorato proprio la morte quel giorno. Sfiorato le mazzate così. Ma Silksong, ragazzi, è sparito? No, però sì, è sparito di nuovo, sì. Sì, è successo. Vabbè, però ragazzi, nel caso di Silksong io starei sereno. Non è il tipo di gioco, cioè non è pragmatico. Un altro tipo di gioco Silksong. Ma ancora pragmatico, un po' di più. Cioè sta passando troppo tempo. Ah, WoWed non abbiamo parlato, ragazzi. Parliamo di WoWed. È vero. Qualcuno me l'ha scritto, cosa vi è sembrata WoWed? Del nerf, del potente nerf, dici? Del... Io non l'ho nemmeno riconosciuto. All'inizio pensavo fosse Train in prima persona. Cioè sono apparsi dei colori a cazzo di cane, così. Avowed, se... Allora, Avowed, se non fosse stata così bella la conferenza Microsoft, sarebbe stato tremendo come sentore, perché era precisamente il peggior tipo di presentazione di un'organizzazione interna dei titoli presentati anni prima di una Microsoft che sarebbe potuta diventare ciò che non doveva tornare ad essere, ossia un'azienda che non cura chi la circonda, chi è interna ad essa. Non è stato così, quindi qualcosa è successo, è da studiare, è da capire, perché prima non era quello l'obiettivo di Avowed, ovviamente. Adesso si è rimpicciolito, anche di budget evidentemente, ed è diventato un'altra cosa. A quanto pare è ambientato nell'universo di Pillars of Eternity ed è esteticamente e anche d'impatto abbastanza anacronistico rispetto al dire Next Gen Obsidian. Però non posso non avere fiducia per l'opera, perché comunque è lì una questione di essere adulti, il curriculum di Obsidian è quello che è. E quindi ho grande interesse, però ho anche un po' di delusione, perché io mi aspettavo e avevo bisogno, come in Fable, come è stato in Fable, anche se lì il gameplay è mancato, io mi aspettavo di vedere, come ho detto anche nei confronti del PlayStation Showcase, e quindi dove si andrà nei confronti di chi ha l'investimento nel mercato a milioni e milioni nella nuova generazione, non in Avowed ovviamente, però come videogioco teniamolo d'occhio. Solo che anche lì di combat system nel trailer sembrava il classico, il già visto, il già vissuto e il persino già noioso, però è una cosa che va provata, perché il già noioso viene dal fatto di aver giocato 300 ore a Fallout, 300 ore a The Scrolls, perché comunque sembrava quella first person action RPG, no? Experience che bene o male lascia un po' interdetto nella riconoscibilità. È quello, so già cosa aspettarmi, ma vedremo. Invece magari ti tira fuori cose che non sai e un trailer di riannuncio non basta. Teniamo d'occhio, però allora, onestamente a me non fa paura tanto il downgrade grafico, perché un downgrade grafico può essere tranquillamente una scelta tecnica. Sì. Per cercare di dare spazio, cioè tipo, che cazzo ne so, se vedi che il tuo gioco ha una forte componente fisica e in qualche modo devi farla funzionare perché è gameplay, tu nerfi la grafica, io sto con te, ok? Sì, perché sì, è molto più importante. Quello che invece mi fa un po' schifo è che c'è stato un cambio di direzione artistica o di intento comunicativo verso il pubblico. Cioè, non mi puoi presentare una cosa dai colori nichilistici,
Sì. Cioè, e poi te ne esci con quella roba che pare il carnevale di Rio in una boccia di vetro. Per l'amor di Dio, cioè, non si fa così la comunicazione di un gioco. In questo Ninja Theory con Sinua Sacrifice, come cazzo si chiama? Sinua, com'era? Il secondo, il Blade? Sì, Sinua Sacrifice. No, il primo Sinua Sacrifice. Ah, oh no, ora ho il brain fart, vediamo un po'. Vabbè, il secondo, chiamiamolo il Sinua Hot Dog. Saga, questa cosa qua, la sega di Senua. Il secondo teaser che abbiamo visto comunque è devastante, comunque sia è deprimente, comunque sia è chiuso, scuro, cioè mantiene il suo appeal. Io non ho capito perché cazzo questo Vaud ci hanno fatto vedere una roba e poi hanno cambiato completamente tipo di atmosfera. Questo mi fa pensare che siano state fatte delle modifiche proprio sicuro, enormi. Cioè il downgrade grafico, raga, non è una roba per cui gridare allo scandalo, perché fa parte tranquillamente del polish tecnico di un gioco, che poi qui non è neanche un downgrade perché prima era CGI, quindi non potevamo sapere com'era. Quindi diciamo che senza staffa Watch Dogs il primo, no? Che sì. Quello è stato chiaro, cioè quello rasentava lo scam, però un downgrade ce lo dobbiamo aspettare un po' per tutto. Bisogna fare i perri e le animazioni come il 2. Deve essere un'alternativa. Io mi sto riguardando il trailer, sicuramente ti viene voglia di provarlo al 100%, però tocca aspettare perché per ora è successa questa scelta interna, vedremo cosa porta. Il potenziale c'è, Obsidian, però. Raga, purtroppo per molti di questi titoli tocca davvero aspettare. Secondo me i più trasparenti finora sono stati proprio quelli semplici, i giochi semplici con un gameplay che vedi immediatamente. I platform si sono letti abbastanza bene. Mi è sembrato di vedere anche il successore di Castle Crashers. Ah, sì, mo non mi ricordo come si chiama. Towerborn. Sì, ho pensato anch'io a Castle Crashers subito appena l'ho visto. Che poi io e Nicola siamo stati là 3 ore. Aspetta, come si chiamava quel gioco con i cavalieri che si giocava a schermo condiviso? Come si chiamava? E Nicola, Crusade qualcosa. Io dicevo, no, era Castle Crashers. Molto carino quel gioco. Mi è piaciuto anche sto Towerborn. E quindi? Comunque, Fable era in real time. Sì, certo. Però non era gameplay, ragazzi. No, non era gameplay, però era in real time. Forza Motorsport. Forza, bello che ci fosse per la data, basta, il trailer era ininfluente, le altre presentazioni di Forza erano molto più complete di questa. Queste erano macchine che sgommavano sulla strada. Già visto. A me è bastato. Perché Forza ha già mostrato molto di più. Ci sono già state le presentazioni, sarà già vista la grafica, saranno già viste soprattutto le meccaniche avanzate di costruzione della fisica, del meteo. Quindi va bene, a questo punto di nuovo vado in mano, bisogna vedere com'è il gioco. E io sono appassionato di racing game, quindi sono solo che contento. Vabbè, Forza... Guarda, è l'unico gioco che ha metà tra il simulativo e l'arcade che mi piace. Forza Motorsport. Sì, è molto figo. Perché per il resto gioco simulatori. Cioè, però comunque il gioco da fare col controller per me Forza è top. Cioè, Forza Motorsport specifico. Quindi tu lo vedi, diciamo così, il gradino sotto la simulazione, ma sopra l'arcade. Sì, esattamente sì, così. Sì. E South of Midnight, ragazzi, questo gioco che mi pare abbia a che fare con il voodoo, con questa bella presentazione in simil stop motion, con questo... Ah sì, bello quello mi ha intrigato. Non ho capito un cazzo, però. Non si capisce un cazzo, però non si capisce un cazzo, però bellissimo, Sabaku 2023. Esattamente. No, nel senso, ha una bellissima regia il trailer, ha una bellissima estetica, lei è fighissima, lui è fighissimo, c'è questo stop motion simulato, basta che non è un isometrico di carte, poi per il resto io lo vorrei provare.
E poi abbiamo anche un gioco della mente dietro Persona che si chiama, aspetta, fammelo riacchiappare. Persona Tactics? No, non è Persona 5 Tactics. Eccolo qua. Metaphor Re Fantasio. Ah sì. Non so cosa pensate, perché non conosco bene i Persona, non so se questo sia diverso. È diverso perché è un fantasy. Comunque, ho visto che Wib hanno gradito e hanno capito di cosa si parlava, però io sono totalmente estraneo. Io e Persona siamo due mondi purtroppo diversi. Vabbè, poi c'è stato Keanu Reeves che è tornato a parlare di Cyberpunk. Vedremo. Si comincia, diceva qualcuno, un uomo saggio diceva si comincia. E poi c'è stato Clockwork Revolution, ovvero un gioco che a noi ha fatto pensare tantissimo a Bioshock, ovviamente. Ah, è vero. Sì. E che sembra essere un FPS perché si vede una pistola per 4,5 secondi. Però sembra molto bello visivamente parlando, però è quello che vi dicevo. Una bella presentazione se vuoi credere alle intenzioni, ma in effetti ci sono molti sospetti e poche prove. Questo bella perché c'è tanta roba potenzialmente davvero interessante e tanto bella. C'è anche questo horror Still Wakes the Deep, ambientato in un posto che secondo me fa una paura fottuta, che è questa piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Il mio sogno sin da piccolo è vivere su una piattaforma petrolifera. Sogno? Sì. Addirittura. Ho sempre desiderato vivere su una piattaforma petrolifera. So che esiste una comunità, uno stato a sé stante che vive su una piattaforma petrolifera, però è stato sempre il mio sogno. Però di avere internet. No, a me mi spaventa. No, è bello invece, cioè, in mezzo al mare, è bello. No, è che io ho un misto tra talassofobia e megalofobia. Ah, quindi. Megalofobia un po' anch'io, cioè, però superata appunto quella della stazione petrolifera. Cioè, diciamo. Però capito, se tu mi fai calare in acqua vicino a un pilone di quella roba, io muoio sul colpo. Ti dico che ho un misto tra talassofobia e megalofobia, nel senso che se mi lasci nell'acqua alta non ho problemi, se mi metti davanti a una cosa enorme non ho problemi, ma se mi metti in acqua davanti a una cosa enorme muoio. Okay. Sì, hai ragione, quello anch'io, però almeno non si muove, cioè, c'è da dire quello, cioè se una nave, cioè, le alghette, ma che schifo, comunque sì, è vero. Quindi quando l'ho visto mi sono cagato sotto, anche solo a vedere la piattaforma da lontano mi sono cagato sotto. Credo che immagina però di vivere là, te la fai bella, sistemata, una bella rete satellitare potente. Certo, devi farti un culo per fare la spesa, però cioè sì. Non ci mangi pesce, cioè. Oddio. Chiunque abbia giocato a The Phantom Pain sa che una piattaforma può essere casa. Ci può essere pure qua dentro una stanza. È vero. Però non è finita bene lì. Infatti. Non è finita proprio. Il dolore fantasma. Mamma mia, che male. Siamo arrivati alle 18. È vero, non ci avevo fatto caso. Sì. Beh, c'erano tante cose di cui chiacchierare. Noi pensavamo di riuscire ad avere Nicola, ma probabilmente al momento corrente non arriva. Cioè. Al momento, no, anche perché c'è stata la bomba d'acqua, quindi gli allestitori che stanno già iniziando a lavorare sicuramente hanno detto tante cose che finiscono in onna, isto, io. Sì, è possibile. sarà andata così. Vabbè ragazzi, noi comunque vi ricordiamo che
il 17 di codesto mese saremo con All Gen, ma questa volta dal vivo, live al Termoli Comics and Games by QDSS. Dio santo quanto è lungo sto nome, a Termoli, qui nel ridente Molise, per deliziarvi con le nostre dissertazioni anche dal vivo. Avrete la possibilità di toccarci i talloni, quindi venite. Molto bene. Perfetto. Ottimo. Sì, no, vedevo se c'era qualcuno, qualche amico da redare, diciamo così. Devo giusto un'occhiata così. No, vabbè. No. Piedini old. No, dai, no. In realtà no, dai. Cioè, i piedini ce li ha lui in una posizione molto strana. Non so se si veda il cagnetto, ma c'è i piedi in una posizione. Come? Fai vedere i piedi. I piedi, qualche i piedi. Cioè, i piedi. È un piede. La sua posizione prevede una posizione un po' da pollo quando riposa. Va bene, ragazzi. Ci becchiamo la prossima. Non, cioè, sto fine settimana, no? Che prossima, che cazzo sto dicendo? Ci becchiamo questo fine settimana, appunto, per All Gen in live. Per chi ci sarà, se no, altrimenti, non mercoledì martedì prossimo, ma martedì successivo. A presto, ragazzi. Buon proseguimento.